Ciao a tutti gente, oggi vi mostro come creare outfit con la tecnica del beef. Per fare questo ci serviranno due console, due GTA 5 della stessa versione e due abbonamenti. E poi ci servirà NetCut, è un programma per PC. Quindi prima di andare nella console 1, andate già online con la vostra console 2, andate su una sessione inviti, poi andate nella storia con Franklin. Lasciate la vostra console 2 così. Entrate in sessione con la console C1, con la prima console. Inizieremo da qui. Quindi dovremo avere un caschetto e un paio di joggers, di qualsiasi colore, non ha importanza. Quando abbiamo questo completo, se abbiamo anche il beige, è meglio. Quando abbiamo questo completo, andiamo a salvarlo. Lo salviamo uguale nel primo slot e anche nel secondo slot. Sul primo scriviamo C1, mentre nel secondo scriveremo C2. Iniziamo dal C1. Indossatelo e andate nella parte di sopra, andate dove di gilet e dovrete indossare il gilet a scacchi giallo. Gilet a scacchi giallo, sì, è questo. Ora andate a salvare quest'abito nel C1. Ora indossate il C2, ritornate dove parti di sopra, andate su Marche e selezionate l'ultimo maglione. Andate a salvare questo nel secondo slot. Lo chiameremo C2. Feel free to flag me down if you want something. Indossate il completo, l'ho scazzato. Mi raccomando, indossate questo completo. Ora siamo pronti per fare i glitch. Quindi togliamo gli occhiali, premete touchpad, andate su stili, accessori e andate a togliere gli occhiali. Una volta tolti gli occhiali, controllate in basso a destra che ci sia il salvataggio. Quando avrà il salvataggio, andate su NetCut e interrompete la connessione. Passare velocemente alla console numero 2, che GTA dovrà essere già avviato come ho detto prima. Andate rapidamente su online, sessione sola di inviti. Tanto nella console C1 ci prepariamo già col touchpad aperto, come vedrete in alto a destra. Adesso nella console C2 premete il touchpad e indossate l'abito C2. Indossate il C2, controllate che ci sia il salvataggio. Quando avrà il salvataggio, freccetta in basso e andare nella storia con Franklin. Ora, quando sentirete il terzo boom, andate nella console numero 1. Quindi sentirete il primo boom, secondo boom, al terzo boom lasciate la numero 2, andate nella C1 e indossate l'abito C1. Date di nuovo la linea e controllate che in basso a destra il salvataggio finisca. Se il salvataggio in basso a destra è finito, sicuramente ha funzionato. Quindi verrete cacciati fuori, ritornate di nuovo dentro. Vi darà degli errori, qualsiasi errore sia, premete X. Verrete mandati nella storia e andate di nuovo su una sessione inviti. Questa è la tecnica del beef. Quando la dovete fare, sapete che questa è la tecnica, cambiano solo le configurazioni degli abiti. Quello che dovete indossare per eseguire il beef correttamente. Ora andremo ad eseguire un secondo beef. Come vedrete, avremo la maglietta jersey. Ora, per eseguire un secondo beef, recatevi al negozio, salvate questo abito, sia nel slot 1 e anche nello slot 2. Salvare quest'abito negli entrambi gli slot.
Quindi indossiamo il C1 e andiamo a indossare gli elmetto. Dovremmo indossare gli elmetto da biker per cambiare il colore del caschetto. Quindi andiamo dove dei caschi da biker e indossiamo il casco nero, elmetto nero. Ora andiamo dove dei guanti e indossiamo i guanti di cotone. Andiamo a salvare questo completo nel primo slot, sullo slot C1. Ora indossate l'abito C2 e andremo a modificare quello, che poi lo andremo ad unire di nuovo facendo un altro beef. Quindi indossiamo C2, dirigiamoci dove ci sono i pantaloni, dobbiamo indossare i pantaloni cargo, quindi andiamo su pantaloni cargo e indossiamo i pantaloni cargo blu, cargo digitali blu. Ora indossiamo i guanti, andiamo su stili, accessori e andiamo a indossare i guanti tattici digitali grigi. Guanti tattici digitali e grigi. E andiamo a salvare questo nel secondo slot. Dopo aver salvato questo nel secondo slot, andiamo sui completi da motociclista e prendiamo quello con i guantoni verdi, che poi gli andremo a mergiare. E lo salviamo nello slot numero 20, nel 20° slot. Quindi avremo C1, C2 nel primo e secondo slot. E nel slot numero 20 avremo il completo da motociclista. Scusate, ma oggi c'è un po' di rumore. Quindi appena abbiamo fatto questo, siamo pronti per eseguire di nuovo un beef. Quindi indossiamo il paracadute Israele, mi raccomando che sia Israele, e andiamo a indossare un paio di guanti, cioè, dai, un paio di occhiali. Controllate come prima in basso a destra che il salvataggio avvenga e di nuovo interrompete la connessione. Appena interrompete la connessione, andate nella console C2 e andate sulla sessione inviti. Mentre nella console 2 andiamo nella sessione inviti, su C1 come prima, come vedete in alto a destra, preparatevi già col touchpad aperto e pronti per togliere il paracadute. Ora nella console C2. Premiamo il touchpad, indossiamo l'abito C2, indossiamo un paracadute e indossiamo anche un paio di occhiali. Chiudiamo il touchpad, controllare in basso a destra che il salvataggio venga, freccia in basso e andare nella storia con Franklin. Ora di nuovo, come prima, quando sentirete il terzo boom, quindi sentirete boom, 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 al terzo boom andate nella console C1, togliete il paracadute e togliete anche gli occhiali. Velocemente andate su Netcat, ridate la connessione, controllate in basso a destra che venga il salvataggio e verrete cacciati fuori. Ma quando il salvataggio è avvenuto, non cambia nulla quello che succede. Importante vedere che il salvataggio in basso a destra viene completato. Ora veremo mandati nella storia e andiamo di nuovo su una sessione inviti. Ora con la console 2 avremo finito, ci resta soltanto da andare a mergiare i guantoni. Quindi quando siamo in sessione vedrete che, se avete fatto tutto correttamente,
avrete i jogger verdi con il metodo verde e più avremo la nostra maglietta. Quindi ora ci servirà questa attività, ve la lascio in descrizione se non le avete già. Ci servirà questa attività per andare a mergiare i guantoni. Quindi avviatela, profilo basso, dovete scaricarlo dal social club. Avviate la missione, in alto su difficoltà mettete facile e su abbigliamento impostare completi salvati. Mi raccomando, indossate completi salvati, invitate un amico. Ora qui, premere una volta la freccetta a sinistra e una volta a destra. Quindi fate sinistra e ritornate a destra. Avviate la missione e ora dovete andare a salvare il vostro outfit. Dovete andarlo a salvare in qualsiasi appartamento. Quindi andate su un ufficio, un appartamento, andate dove volete e andate a salvarlo. Andate a salvarlo e salvatelo due volte per sicurezza, perché certe volte salvando una volta sola non si salva, quindi salvate due volte, salvate una volta e poi salvate un'altra volta sopra, in modo da salvarlo due volte in maniera sicura, altrimenti poi ci tocca rifare tutto. Quindi avete fatto, uscite con il telefono. E con questo abbiamo finito. Andate a premere il touchpad e andate sopra l'abito che avete appena salvato. E con questo avremo creato il nostro outfit. E con questo è tutto. Ciao ciao.